Proseguiamo con l'analogia tra le grandezze fisiche lineari e quelle rotatorie, rotazionali. Adesso tocca alla velocità. La velocità lineare ha come corrispondente la velocità angolare omega. La velocità lineare è definita come lo spazio percorso in un certo intervallo di tempo. Se questo spazio percorso e l'intervallo di tempo sono infinitesimali, allora si può parlare di derivata della posizione rispetto al tempo e si indica con S punto. In pratica per noi S punto ha questo significato fisico, vuol dire quanto rapidamente cambia la posizione di questo oggetto nel tempo. Quindi è la velocità dell'oggetto, quanto rapidamente cambia la sua posizione. Passando al moto rotatorio, la velocità angolare prende omega, prende il posto della velocità lineare e la sua definizione è analoga a quella lineare. Invece di avere lo spazio percorso delta S, si ha l'angolo descritto. Infatti avevamo visto prima che lo spazio percorso viene poi sostituito dall'angolo descritto nel caso del moto rotatorio. Quindi, invece dello spazio percorso diviso l'intervallo di tempo, abbiamo l'angolo descritto diviso l'intervallo di tempo. Questo rapporto lo chiamiamo alfa punto. Esattamente come prima, quest'altro rapporto lo chiamavamo S punto. Alfa punto essenzialmente significa quanto rapidamente varia nel tempo l'angolo descritto dall'oggetto rotante. Quindi alfa punto è la rapidità di variazione nel tempo di questo angolo. E quindi è la velocità angolare, cioè quanto rapidamente cambia l'angolo descritto dall'oggetto. Facciamo un esempio numerico concreto. Immaginiamo un punto materiale che si sposta da una posizione a un'altra in un secondo, descrivendo uno spazio percorso di 4 metri. Quindi la velocità dell'oggetto è 4 metri al secondo, in quanto percorre 4 metri in un secondo. Allo stesso modo, qui invece immaginiamo un oggetto rotante che ruota da un certo angolo a un altro, descrivendo per esempio 4 radianti, quindi un angolo del delta alfa di 4 radianti in un secondo. Allora la velocità angolare sarà 4 radianti al secondo, cioè vuol dire che l'angolo che individua questo punto ogni secondo cambia di 4 radianti, quindi ha una velocità angolare di 4 radianti al secondo. In realtà, come dicevo prima, questi intervalli di tempo dovrebbero essere infinitesimali, quindi un secondo è troppo grande, bisognerebbe prendere un nanosecondo, per esempio, cioè un miliardesimo di secondo, però va bene, immaginiamo per semplicità che va bene anche prendere un secondo. Vediamo adesso le unità di misura, sappiamo che la velocità lineare si esprime in metri al secondo, infatti è uno spazio percorso in un certo tempo. La velocità angolare invece è radianti al secondo, come nell'esempio che abbiamo appena fatto, perché è un angolo descritto in un certo tempo. Infine, vediamo che vale per la velocità angolare, la stessa relazione che la lega alla velocità lineare, la stessa relazione che c'era tra lo spazio percorso e l'angolo descritto, cioè l'angolo descritto si otteneva dallo spazio percorso diviso r. Allo stesso modo la velocità angolare si ottiene dalla sua corrispondente grandezza fisica lineare, cioè dalla velocità lineare, dividendola per r. Il motivo è che basta sostituire all'angolo descritto delta S diviso R, quindi lo spazio percorso diviso R, e immediatamente otteniamo la velocità diviso il raggio. Infatti lo spazio percorso diviso il tempo ci dà la velocità e poi il raggio lo ritroviamo qua sotto. Infine, come la velocità lineare in realtà è un vettore, qui noi l'abbiamo trattata come una grandezza scalare, ma in realtà è un vettore, una freccia. Allo stesso modo anche la velocità angolare è un vettore. È un vettore che è rivolto perpendicolarmente al piano in cui avviene la rotazione del corpo rigido. E se il corpo rigido ruota in senso antiorario, questo vettore è rivolto verso l'alto. In accordo con la prima regola della mano destra, bisogna mettere le dita della mano a indicare la rotazione antioraria e il pollice della mano destra ci dà il verso e la direzione della velocità angolare. Nel caso invece in cui il corpo rigido ruotasse in senso orario, la velocità angolare sarebbe un vettore rivolto verso il basso, sempre con la prima regola della mano destra.
In realtà anche lo spazio percorso può essere considerato un vettore, quindi una freccia, e di conseguenza anche l'angolo descritto è un vettore. Siccome questo angolo è descritto in senso antiorario, si potrebbe associare a questo angolo, per esempio 4 radianti, un vettore anche lui rivolto verso l'alto come la velocità angolare. Quindi anche l'angolo descritto potrebbe essere interpretato come un vettore rivolto in alto, nel caso di angolo descritto in senso antiorario.